Benvenuti, ci troviamo a Pozzilli, al ristorante Il Casale d'Arenatone. Questo nome è perché ho dedicato il ristorante agli amici che mi hanno dedicato questo soprannome grazie ad una trasmissione. Ho iniziato per una grande passione, e mi trovavo da bambino in vacanza sulla riviera adriatica, dove i proprietari di più di un hotel sono miei vicini di casa e mi hanno trasmesso questa grande passione per il cibo. La nostra cucina è prettamente fatta con prodotti nostri, molisani, ricercati, e andiamo solo a diversificare sugli abbinamenti e sulla creazione del piatto. Quest'oggi vi prepariamo un piatto a base di carne con una panura aromatica, nient'altro che una mollica di pane che viene condita con del prezzemolo, olio, sale, un olio aromatizzato all'aglio, un olio aromatizzato al limone e una punta di caciocavallo grattugiato all'interno. Lo andiamo ad adagiare nel piatto in accompagnamento con un broccoletto di stagione ripassato in padella, una crema al caciocavallo con dei fiori di lavanda e del basilico alla liquirizia. In accompagnamento di salse diamo un aceto di vino bianco ristretto con un brillantinato rosso e un aceto balsamico glassa. Andiamo ad infornare il nostro filetto in forno preriscaldato a 200 gradi. Per 8 minuti. Adesso andiamo a ripassare in padella questo broccoletto che accompagnerà il nostro filetto. Andiamo a guarnire un po' il piatto. Andiamo a dare un po' di colore al piatto. Andiamo a dividere in due per far vedere la cottura. Andiamo ad aggiungere la nostra crema al caciocavallo. Decoriamo con un po' di lavanda fresca ed una chips croccante di farina di riso e olio di girasole. Con questo filetto in panura oggi ci abbiniamo una tintilla Enosé, cantina a campo basso, 14 gradi, affinamento in barrique per 6 mesi, sentori di frutti rossi e fiori rossi e un leggera nota di liquirizia